Di queste luci si servirà la notte, è un lavoro nato a Firenze qualche anno fa, è nato in collaborazione con Museo Novecento e Murate Art District. È un lavoro nato in varie fasi, ha previsto una residenza mia a Firenze, un workshop, una presentazione, sempre alle Murate. Poi c'è stato un lavoro di produzione e poi è arrivata la mostra, la mia prima personale a Firenze nel Museo Novecento. Quando sono stato invitato nel frame di questo progetto Riva, mi è stato chiesto di pensare un lavoro sul fiume Arno. E per questo è stato necessaria questa residenza, questo vivere un po' a Firenze e anche meditare un po' sul lavoro nuovo. Ho pensato di fare un lavoro che cercava di rimanere nel fiume seguendo le dinamiche del fiume, non aggiungendo un elemento estraneo, un elemento in qualche modo che non appartenesse al fiume. Perciò ho pensato a questa barca che attraversa il fiume e cerca di pescare cosa? Pescare l'immagine, cioè in quel senso l'idea dell'arte che entra nel fiume cerca di scoprire qualcosa. Il fiume di Arno è un fiume torbido, è un fiume che non ti permette di vedere nella profondità. Ecco, allora che ho immaginato questa barca che attraversasse il fiume in cerca di una visione nascosta. E allora abbiamo pensato così di introdurre questo elemento dei fili luminosi che entrano nel fiume dell'Arno come se fosse una rete di un pescatore che entra per pescare la pesca. E così il video, poi la performance, l'azione che è stata realizzata lì, prevedeva questo passaggio, una barca, un uomo che guida questa barca, poi a un certo momento c'è un generatore che si accende. Il generatore è un elemento presente anche in altri lavori miei come Turn On oppure Noise of Light. In generale l'elemento della luce è un elemento che è spesso presente nei miei lavori. Questa volta proprio anche questo rapporto tra la luce e il buio, tra il visibile e l'invisibile. Cioè, e allora questi fili luminosi che cercano di penetrare questo spessore, diciamo, del fiume e poi si perdono un po' nella sua profondità senza riuscire a scoprire, a rivelare quello che c'è sotto, ma comunque rimane il tentativo che poi produce questa immagine della barca con questi tentacoli luminosi che si spargono nel fiume. Il progetto poi è stato esposto al Museo Novecento nella mia mostra personale. Sono stati esposti anche altri lavori come The Column, The Gardens, dei dipinti che sono stati esposti all'interno della collezione, in dialogo direi con la collezione. Poi altri lavori sono stati esposti alle Murate, la scultura Home to Go, il mio video Russia, e poi ci sono stati anche la presenza di tre giovani artisti che erano parte del workshop che io ho fatto a Firenze, che così, insomma, la mostra poi ha avuto una bella pubblicazione, direi, dove anche questi tre giovani artisti erano inclusi. Ecco, in poche parole, questo è il mio progetto di Queste luci si servirà la notte.